Eccoci dunque di nuovo insieme. Vedo già collegato con noi Antonio Ameduni, food, wine, travel blogger pugliese doc, con una storia tutta da ascoltare che ci racconterà tra pochissimo. Intanto ti saluto. Buongiorno Antonio e grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, è un piacere. Il piacere è nostro, sei qui per celebrare con noi questa giornata mondiale della pasta e prima ancora di entrare nel dettaglio andiamo a vedere la nostra scheda.25 ottobre, World Pasta Day. Simbolo di convivialità e gusto, la pasta asciutta è il piatto italiano per eccellenza, nonché una delle pietanze più diffuse al mondo. Dal 1995 viene celebrata con una giornata interamente dedicata alla promozione e divulgazione delle sue straordinarie caratteristiche di prodotto principe della dieta mediterranea. L'International Pasta Organization si dedica a divulgare questa semplice verità. La pasta non è solo un alimento, ma un linguaggio che si è diffuso nei secoli, passando di tavola in tavola, di paese in paese. Un'eccellenza gastronomica ed organolettica che si è sviluppata parallelamente e in maniera del tutto indipendente tanto in Asia quanto in Europa. L'Italia è il paese che ne consuma, ne produce e ne esporta maggiormente. Ogni italiano ne mangia in un anno una media di 27 kg, tre volte in più rispetto ad un francese o a uno statunitense, 16 volte rispetto a un giapponese. In questa giornata mondiale della pasta, mentre si cerca di indirizzare l'opinione pubblica verso un'alimentazione sana, cuochi, chef, food blog stanno inventando nuove ricette per soddisfare il palato, alimentando una passione contagiosa. Eccoci, e con l'ultima immagine, in realtà, ecco, ci soffermiamo proprio lì dove andiamo a parare con Antonio Ameduni, perché nel servizio si fa riferimento, si cita la pasta asciutta, ma in realtà, la pasta, in questa giornata mondiale della pasta, noi possiamo celebrare a pieno titolo anche la pasta fresca. Assolutamente. E tu, Antonio, di pasta fresca ne sai qualcosa. Dunque, rompiamo gli indugi, ti chiederei come nasce il tuo amore per le tradizioni culinarie pugliesi, tra cui la pasta fresca gioca un ruolo fondamentale. Sì, hai ben detto, la pasta fresca è stata, diciamo, il mio punto di rottura, perché io ho studiato per anni economia, sono laureato in economia e ho lavorato per 10 anni nel mondo economico. Poi è successo che ho sempre avuto la passione della cucina, ma quando purtroppo mia nonna è venuta a mancare, mi sono reso conto che non ho raccolto il suo testimone. Quindi non ho raccolto quel bagaglio di conoscenze e di cultura, perché il nostro patrimonio gastronomico è anche cultura. E quindi se noi ci pensiamo è semplicemente un passaggio di informazioni generazione per generazione che pian piano si andava ad affinare fino a quello che è la cultura contadina. Quella che noi chiamiamo anche tradizione, che è dovuta con l'interazione dell'uovo. Di là mi sono reso conto che si stava perdendo qualcosa, stavo perdendo le emozioni, ma soprattutto non stavo rispettando il mio territorio, perché comunque non stavo tramandando a mia volta quel bagaglio di conoscenze, quel bagaglio di cultura. Di lì mi sono iniziato a studiare, a prendere libri, a capire cosa fare, cosa non fare, fino a quando poi ho deciso totalmente di cambiare vita. Infatti non mi occupo più di economia, ma mi occupo solo di cibo e vino, anche da un punto di vista di marketing, ma con un focus sulle tradizioni pugliesi. Ho iniziato con la pasta fresca, per poi passare lievitate e per finire al vino. La pasta fresca è stato il mio primo amore. Io non smetterò mai di ricordare mia nonna che faceva gli orecchietti. Io dico sempre: le orecchiette sono un gesto di amore. La nonna che si alzava presto la mattina per preparare le orecchiette, magari per tutta la famiglia, che arrivavano a 14 persone, che è veramente tanto, per il pranzo della domenica. Quindi era veramente un gesto d'amore. O la nonna che ti metteva il piatto a tavola, perché sappiamo tutto che la nonna, la prima domanda che ti fanno è: hai mangiato? Che hai mangiato ieri? Quindi vediamo come il cibo diventa un elemento importante, un gesto di amore.
E di là ho deciso veramente di studiare, approfondire, tramandare e far conoscere anche all'estero le nostre bellissime tradizioni. Infatti, ecco, intanto ci tengo a precisare che questi scatti meravigliosi che stiamo vedendo, sono tuoi, ce li hai inviati proprio tu e per ritornare all'ultimo passaggio, oggi guidi un sacco di turisti, soprattutto stranieri, ma non solo, a scoprire le nostre tradizioni. Insomma, sei diventato un ambasciatore della Puglia e della sua cucina. Sì, la volontà è sempre quella, diventare sempre più ambasciatore, far sempre conoscere più la vera Puglia, quella tipica, quella più autentica. Io dico sempre quella che mi ha fatto emozionare e quindi in qualche modo rivivere quelle emozioni da bambino ogni volta che cucini e soprattutto condividerle con gli altri. Questo, Perché diciamo, è l'obiettivo. c'è da fare una riflessione, in effetti, Antonio, a questo punto. A un certo punto, a scoprire la Puglia siamo stati anche noi pugliesi, soprattutto noi più giovani, perché affascinati per lunghi anni dalle culture d'oltreoceano, dalla cultura d'oltreoceano, avevamo un po' dimenticato la grande ricchezza, appunto, che i nostri nonni potevano consegnarci e forse l'abbiamo riscoperta proprio negli occhi meravigliati dei tanti turisti stranieri che, venendo in Italia, in Puglia in particolare, ritrovavano quella genuinità di un tempo, quell'amore e quel legame con la natura, con la terra, che noi un po' avevamo snobbato. Più che snobbato, abbiamo dato per scontato. Se ci pensiamo, ogni volta che arriva un americano gli faccio assaggiare un pomodoro, loro rimangono estasiati. Wow, è fantastico, ma stai mangiando un pomodoro. Ecco, noi spesso diamo per scontato quanto siamo fortunati e soprattutto, se posso permettermi, stiamo perdendo la capacità di mangiare o la capacità di saper scegliere anche il buono dal meno buono, perché in qualche modo ci stiamo un po' troppo industrializzando noi, ma non è problema solo l'industria, è problema di andare sempre di corsa e quindi di non godersi il cibo come, ecco, un carpe diem, un godersi l'attimo, perché la cucina è anche quello, il piacere dei sensi, ma il piacere soprattutto di stare a tavola con altre persone, quindi di condividere un momento, ma anche un'esperienza, un'emozione. La condivisione, assolutamente sì. Ma torniamo alla pasta, visto che oggi è un po' la sua festa. Dici un po' come nascono queste orecchiette meravigliose che stiamo vedendo in foto, anche perché il tempo a nostra disposizione, ahimè, tiranno ed evapora quando parliamo di cose belle e di cose buone. Se mi permetti, ti faccio vedere qualcosa mentre faccio le orecchiette, va Ah, bene? fantastico, prego. Allora, vediamo. Spero si veda. Ok, allora, si vede, no? Sì, vediamo benissimo. Ecco, questo è il metodo barese. Guardate, io non giro niente, viene in automatico su. È semplicemente un movimento con le dita e coltello. Si Paola, sembra vedono? facilissimo. Sì, infatti, no, vabbè. Caro Antonio, sembra molto facile, ma so che non è così, perché Tony, potremmo anche cimentarci, ma penso proprio Molto che. bene, e vi faccio vedere. Allora, Perché la prima se. occasione verrà in studio qui da noi, non appena magari, ecco, per un motivo o per un altro Wow, ti avvicinerai da guarda che noi, proveremo manualità. a farla in diretta, in studio. Ma molto volentieri, vi faccio vedere anche un pochettino qualche altro formato, magari. Siamo nella terra, ora è il momento in che si raccolgono le olive, no? Quindi vi faccio vedere la classica foglia di ulivo. Wow. Complimenti. Complimenti per la tua manualità, Antonio. Intanto, ecco, ci puoi dire, l'impasto è fatto semplicemente da acqua e farina? Assolutamente parliamo di acqua e semola. Di preciso siamo più o meno al di sotto del 50% di acqua su 100 grammi di semola. Quello che vedete qui, proprio questa quantità, è 100 grammi di semola con più o meno 47 grammi di acqua. È la quantità che io dico che per una persona. E quindi più o meno uno si regola, perché noi sappiamo quando pesiamo la pasta quanto fame hai, 100 grammi, 80 grammi, questi sono 100 grammi di farina più acqua. Ovviamente il peso è maggiore per via dell'unione dell'acqua, che non è un problema perché poi in cottura comunque sappiamo che andiamo a reidratare la pasta secca, diverso il caso della pasta fresca perché già contiene la sua parte di acqua, quindi è molto molto più elastica. Ecco, Quindi. la grande semplicità che tante volte è la porta principale per gustare tante Sì, bontà. noi spesso ci complichiamo la vita, però
Ora vi faccio vedere un'orecchietta enorme, così forse a favore di camera si vede di più. Eh già. È ancora un mistero le orecchiette, così come dei prodotti pugliesi, che purtroppo non abbiamo ancora riferimenti ben storici. Una cosa storica che possiamo dire sulle orecchiette è che a quanto pare nella Basilica di San Nicola c'è un testo nel quale il padre, dando in dote alla propria figlia, dice: io ti lascio mia figlia, ma la dote, mi perdoni, scusatemi, dando in sposa la propria figlia, dice: come dote mia figlia porta con sé la capacità di saper fare le orecchiette. Se Non ci è poco, pensiamo, e non è davvero. No. poco, e non è poco. Ci sono vari metodi. Io dico che la Puglia ha tre metodi per fare le orecchiette. Abbiamo il metodo foggiano, che è quello dove l'orecchietta viene girata, che in realtà è il metodo che utilizzava anche mia nonna. Ok? Poi abbiamo il metodo del centro, quello di Bari, che è l'orecchietta proprio così, tirata su, senza girarla. E poi io dico che c'è anche il metodo del sud, che tocca delle zone di Taranto, Lecce, che più o meno c'è semplicemente un cambio di movimento con il coltello, però più o meno anche qui abbiamo che l'orecchietta viene rigirata. Antonio, è stato davvero meraviglioso iniziare questa giornata con te. Oggi 25 ottobre, giornata mondiale della pasta, come ricordavamo. E ti ringraziamo di vero cuore per Come averci. Eh cucinarla questa pasta, però? Dai, sì. facciamoci dare un'indicazione, Ah, Tony. già, giusto. Paola, la collega Paola dall'altra parte dello studio, dice che bisogna concludere con una ricetta, per cui mi pare giusto. Assolutamente. Allora, la ricetta più classica sarebbe il ragù della domenica, no? Però facciamo una variante diversa. Facciamo una sorta di pesto, quindi con pomodorino fresco, un po' di mandorle, magari alla fine qualche goccia anche di basilico. Quindi sarebbe anche il piacere di giocare con la freschezza dei prodotti che abbiamo, quindi con la materia prima, e perché no, anche una grattugiata, una leggera spolverata di ricotta dura che io amo tantissimo. E quindi giochiamo col basilico, invece di metterlo in foglie che ci sta, lo facciamo a forma di pesto per avere una cremosità maggiore in bocca, e quindi giochiamo con i due sapori, un pomodoro, ma anche un mezzo pomodorino confit, cioè che sarebbe un pomodoro che potete tranquillamente spadellare in padella con un po' di zucchero e un po' di sale per avere un morso diverso. Grazie, grazie mille Antonio, è stato davvero un piacere averti con noi stamattina. Noi invitiamo i nostri amici telespettatori e telespettatrici a seguirti anche sulla tua pagina Instagram, si può trovare facilmente digitando il tuo nome, ecco, per continuare a seguire le tue fantastiche storie culinarie. Intanto, come detto, speriamo di ritrovarti anche nei nostri studi prossimamente, per cui questo è un arrivederci. È solo un piacere, non vedo l'ora. Un abbraccio, grazie a voi. Grazie, grazie a te e a prestissimo. Noi adesso ci fermiamo ancora per qualche istante, ma continueremo a parlare di cucina, lo abbiamo anticipato perché oggi ritroveremo Don Pierluigi Plata con il suo format La risposta in cucina. A fra pochissimo.